Ci troviamo con Maurizio Francescon di Confesercenti e parliamo delle aperture indiscriminate, aperture a Pasqua e a Pasquetta, ma Confesercenti ribadisce l'appello per quanto riguarda il 25 aprile e il 1 maggio. Sì, siamo ormai di fronte a una situazione di completa e totale deregolamentazione degli orari di apertura delle attività di commercio al dettaglio di tutti i tipi. Credo che si tratti di una situazione che è ormai unica nel mondo, perché in realtà in tutti i paesi, che se ne dica, in tutti i paesi del mondo esiste un minimo di regola per quanto riguarda le possibilità da parte della grande distribuzione in particolare di poter aprire 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana. L'Italia, tra i paesi, chiamiamoli così, industrialmente avanzati, è sicuramente l'unico che ha questo tipo di deregolamentazione totale, per cui il più forte vince, chi ha la possibilità di aprire 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana apre e gli altri non riescono a reggere il confronto. Chiaramente tutto questo poi si sviluppa in momenti, quando si sviluppa in festività come Pasqua e Pasquetta, fa anche male a quello che è una cultura, un modello di vita del nostro paese, della nostra provincia, della nostra regione. E si mettono in discussione i valori che sono valori tradizionali delle nostre famiglie, che in questi giorni vi dedicavano principalmente alla famiglia e alle attività o alla ricorrenza religiosa, più che ad andare con la famiglia a trascorrere delle giornate all'interno dei centri commerciali. Viene messa proprio veramente in discussione quella che è la qualità e un modello di vita del nostro territorio. Per questo noi continueremo come organizzazione a portare avanti una battaglia iniziata nel 2012, quando è stata approvata la legge Monti, e che abbiamo portato avanti in questi anni, prima attraverso la raccolta di oltre 150.000 firme che ci hanno permesso di presentare una legge di iniziativa popolare, che è in discussione oggi alla decima commissione della Camera e che ci auguriamo entro il mese di maggio dovrebbe portare e sortire qualche effetto. Anche su questo dobbiamo essere molto chiari, non è che noi chiediamo una legge che blocchi le aperture festive, noi chiediamo che siano reintrodotti i poteri alle regioni e ai comuni per poter coordinare, regolamentare, dare delle indicazioni perché gli orari di apertura siano liberi, ma all'interno di determinate regole che permettano anche alle piccole distribuzioni di essere competitivi. Questo per quanto riguarda una battaglia che porteremo avanti sempre finché non avrà successo, perché quello che è in discussione non è solo la sopravvivenza degli esercizi tradizionali, ma ripeto, proprio un modello di vita del nostro.